Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno da Carlo Intini. Oggi è martedì 23 luglio. Il contatto che suggeriamo di aggiungere è Nicolas Vaporidis. Ha scelto le dolci colline del Chianti per il sì. L'attore imprenditore romano si è sposato in gran segreto, fedele al suo stile riservato, low profile, con Ali Rinaldo, una ragazza italo-inglese a cui è legato dal 2022. È un rapporto che non ho mai avuto con le altre. Prima non ne ero capace io, ha confessato in una recente intervista Vaporidis. Ali è una di quelle persone che mi hanno aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta, e così farò con lei. Classe 1981, l'attore di film cult come Notte prima degli esami e Maschi contro femmine ha scelto la privacy del castello di Montalto per convolare a nozze lontano da occhi indiscreti. 12 anni fa, un primo matrimonio con la conduttrice e attrice Giorgia Surina. Vaporidis comincia così un nuovo capitolo della sua vita, in cui ha avuto il coraggio di cambiare. Lasciato alle spalle il mondo del cinema, oggi Vaporidis vive a Londra, dove si occupa di ristorazione. Un locale di cucina romana, un altro lo ha aperto a Milano. Il vincitore dell'Isola dei Famosi 2022, un'ultima uscita per congedarsi dal sistema, in un'intervista a Vanity Fair a fine 2023, ha spiegato che la sua vita era un giro di boa. Notte prima degli esami è stata una bomba che ha fatto saltare per aria la mia vita, racconta l'imprenditore. A 24 anni, soldi, donne, paparazzi sotto casa, feste. Giorgio Armani che ti saluta e ti chiama per nome, il telefono che squilla in continuazione. Non ci ho capito più nulla e ho creduto che sarebbe stato così per sempre. Notte prima degli esami è stato un film così esplosivo da surclassare una canzone leggendaria di Antonello Venditti, che per le generazioni dei millennials è una propagazione del film. Ma la fama è un'arma a doppio taglio, spiega Vaporidis. La popolarità è subdola, una droga, e il mondo dell'intrattenimento è bastardo, finché secondo alcuni o il sistema funzioni, vai avanti. Dopodiché, next. Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast, iscriviti al canale, abilita le funzioni segui e notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnkronos.com.